rivolte degli immigrati da Treviso alla Sicilia, con gli arresti e le inchieste da Bergamo a mezza Italia, cancellare i decreti di sicurezza e far tornare l'Italia un campo profughi è un aiuto alla criminalità, né più né meno. Senta, dopo questo video che lei ha pubblicato ieri di Treviso e del centro, cioè di migranti che si è rivoltato, come ci si sente per la prima volta dopo questa rivoluzione copernicana del virus a sentirsi discriminati dal resto da Lombardo? In che senso? Discriminati, nel senso non accettati, riposti, non poter andare in giro, non poter partire. A chi? I Lombardi. Sono qua. Senta, è pieno di lombardi che stanno lavorando, stanno viaggiando e stanno studiando. No, quindi... nel periodo del lockdown, io non la vedo da tutti. Ma in periodo di emergenza sanitaria tutti siamo rimasti rispettosamente chiusi a casa propria, quindi non era un problema di lombardi, era un problema di italiani. Non penso che milanesi o lombardi abbiano sofferto discriminazioni diverse rispetto ad altri. Segretario, perché qui oggi? Per rilanciare alla grande, dopo la riapertura, l'azione amministrativa positiva sia nel Comune di Roma che in Regione Lazio. Il tema rifiuti, il tema ospedali chiusi, il tema infrastrutture ferme, il tema sporcizia, il tema buche nelle strade, il tema case popolari non sono stati risolti né dalla Raggi né da Zingaretti e sono convinto che l'anno prossimo la Lega sarà protagonista della riscossa, della ricostruzione, del risveglio, della risurrezione sia della città di Roma che dell'intera regione Lazio. E lì, scusi, tra un anno si vota a Roma esattamente. Sì. Volevo chiedere, lei continua a pensare che a Roma serva un sindaco speciale piuttosto che poteri speciali, oppure ritiene che insieme a Fratelli d'Italia, che ha incardinato un provvedimento in Parlamento, questa città per essere governata abbia bisogno di una riforma istituzionale sulla scorta di quello che accade nelle grandi capitali europee, avere poteri propri anche legislativi e fondi statali? Serve una squadra speciale per Roma. Servono persone oneste, concrete, competenti, non una sola. Cioè, serve un gruppo di almeno 50 persone che però ripartano dalla ordinaria amministrazione, pulizia, bellezza, decoro, manutenzione. Non penso che occorrano cose straordinarie. Occorre amore, occorre efficacia, occorre competenza manageriale. Ma non è quello che ha fatto la Raggi, cioè cercare di puntare sull'ordinaria amministrazione pur non riuscendoci, ma invece... Non ce ne siamo accorti. No, è quello che ha tentato di fare, invece la città forse manca una visione oltre che alla gestione dell'ordinaria amministrazione. Va ridisegnato l'intero tessuto cittadino, ma se lei mi... Io ad esempio da autonomista ritengo che il comune di Ostia dovrebbe essere un comune a sé stante, perché è lontano dal Campidoglio e dalla mente degli amministratori e quindi avrebbe dignità, popolazione, necessità per essere un comune autonomo. Quindi un ridisegno della città e un progetto Roma 2050, sì. Boom. Per intanto però i romani mi chiedono tutti i giorni, Matteo, boom, pulisci un po' di parchi, sistema un po' di strade e facci arrivare gli autobus puntuali. Ma per farlo non credo autonomista che servirebbero poteri speciali a questa città, proprio perché lei è autonomista? Sono d'accordo su poteri, soldi, però serve la squadra. Tu puoi dare poteri speciali, più soldi, ma se non hai una squadra all'altezza... Alla Raggi noi potremmo dare il mantello di Wonder Woman e migliaia di miliardi, ma se non sei capace, non sei capace. Ci sarà il nuovo vertice oggi? Intanto io mi occupo di vita vera, poi con gli alleati o ci vediamo o ci sentiamo. Senta Salvini, che sono? A proposito di vita vera, vorrei chiederle semplicemente questo: che cosa dice a tutti quei commercianti e le piccole e medie imprese e gli albergatori che non hanno aperto? Che innanzitutto non sono né pigri né opportunisti, come dice sciaguratamente il presidente dell'INPS. Stiamo battagliando in questi minuti in commissione bilancio alla Camera perché ci siano soldi veri in banca, possibilmente a fondo perduto, almeno in parte. Quindi quello che ho fatto vedere prima è una delle tante domande al Mediocredito Centrale, tolgo il nome, fondo di garanzia poi non per cifre enormi, 4.800 euro, rigettato per un problema con una rata del mutuo di 4 anni fa. E quindi soldi veri anche per chi ha avuto un problema col mutuo, non solo per chi non ha mai avuto problemi nella vita. Senta, cosa ne pensa della denuncia del Movimento 5 Stelle Lombardia, De Angeli, al governatore Fontana per non aver istituito in tempo, già il 23 febbraio lui sapeva, aveva una lista che non sarà mai formalizzata, in gestione, e tutti i comuni di Lodigiano del Cremonese. Lasciamo decidere alla giustizia, in cui ho assoluta fiducia. Ho fatto ministro dell'interno, polizia e carabinieri ed esercito dipendono dal governo, quindi le zone rosse le istituisce il governo e le protegge il governo, però c'è un fascicolo in procura a Bergamo e quindi la risposta ce la daranno dalla procura di Bergamo.
Segretario, se la sente di dare un giudizio su quello che accade in casa 5 Stelle? No, non commento i problemi altrui. Il problema è che i litigi interni ai 5 Stelle, i litigi interni alla maggioranza stanno bloccando il paese. Su Ilva siamo fermi, su Alitalia siamo fermi, su autostrade siamo fermi, le opere pubbliche sono ferme. E questo è il motivo che mi porta a dire, piuttosto che andare avanti altri mesi a fermare tutto e litigare su tutto, tanto varrebbe andare a votare a settembre per tutto. Grazie.